Ciao amici, benvenuti in questo brevissimo video. Visto le molteplici richieste che mi state facendo ultimamente su come andare ad impostare la lingua in italiano nel menu diciamo dedicato alle telecamere, quando dobbiamo parcheggiare la nostra autovettura, quindi entrano in funzione le telecamere, c'è quel menu dove parecchi di voi hanno delle scritte o in cinese o in tedesco, in inglese. Allora, il menu in questione è questo: quando andiamo a mettere la retromarcia per effettuare la fase di parcheggio, vedete qua sopra c'è questa scritta dove ci dice fai attenzione durante la manovra. Allora, questa scritta è in inglese nel mio caso, parecchi di voi ce l'hanno in cinese, in russo, insomma tutte le lingue possibili tranne che la nostra in italiano. Non è che la cosa sia di vitale importanza, però c'è la possibilità di andare a settare la lingua corretta, quindi riguarda a noi l'italiano, non vedo perché non si possa fare. L'unica cosa però, ragazzi, è prima di andare a fare quello che vi faccio vedere, salvatevi tutte le impostazioni del DSP, perché questa operazione va a resettare il DSP e va a resettare anche le stazioni radio FM. Per quello non c'è problema, basta effettuare una nuova ricerca e andare a selezionare tutte le emittenti che vi trova e le va a salvare in automatico. La cosa più rognosa è reimpostare il DSP, quindi segnatevi prima tutti i parametri che avete già salvato, se avete raggiunto una qualità audio decente. Così quando andrete a fare questa operazione rimposterete nuovamente quei parametri e tornerà tutto ad essere come prima. Detto questo, andiamo a vedere come impostare correttamente la lingua durante la fase di parcheggio per quanto riguarda Road Anvi F10 e F10 Pro, quindi car tablet con processore MediaTek. Eccoci qua. Allora, per andare ad impostare correttamente la lingua in questo menu è semplicissimo. Dobbiamo cliccare su questa rotellina, poi cliccare su Car Infotainment e poi da qui andiamo sull'ultimo menu, About Davis, e cliccando su questa rotellina inseriamo 8878. Ok, entrati in questo menu, la cosa che a noi interessa è questa qua. Ok, il linguaggio di default in questo caso, vedete, è impostato in inglese poiché l'avviso che vi ho fatto vedere è in inglese. Ve lo faccio rivedere. Ok, per andare ad impostare la scritta in italiano dobbiamo andare a cliccare su questo menu italiano, e queste sono tutte le lingue disponibili per quanto riguarda questo car tablet. Una volta che abbiamo selezionato la lingua in italiano dobbiamo andare a salvare. Salva, ci dice vuoi salvare e riavviare il dispositivo? Ok, riavvia il dispositivo. Adesso va a riavviare il dispositivo e a settare la lingua in italiano, così quando andremo a utilizzare nuovamente il car tablet durante la manovra di parcheggio, la scritta sarà in italiano. Dispositivo riavviato. Vi faccio subito vedere. Quando andremo a mettere la retromarcia, vedete, la scritta sarà in italiano. Garantire la sicurezza prima della manipolazione, che poi la traduzione non è che sia tutto questo spettacolo, però se vi piace la scritta in italiano, questa è la procedura.
Una volta che abbiamo impostato la lingua in italiano, vi faccio vedere che va a praticamente a eliminare. Vediamo un attimo. Vedete, ha resettato tutte le fasi che abbiamo impostato in precedenza e in più anche le stazioni radio. Vedete che qui non c'è più niente di memorizzato, quindi ultimata questa operazione dobbiamo andare a fare nuovamente la ricerca delle stazioni radio. Io sinceramente, ragazzi, la radio FM non l'ascolto proprio, perché io vado, utilizzo la radio DAB e mi trovo non meglio di più. Però per chi vuole ascoltare, vedete, io utilizzo la radio DAB per ascoltare la radio, quindi la radio FM non la utilizzo proprio. Vedete, sta facendo e va a sintonizzare tutte le stazioni radio. Vedete, quindi una volta che abbiamo fatto la nuova ricerca delle stazioni radio troveremo nuovamente tutto qui. Bene amici, anche per oggi è tutto. Sicuramente questo sarà l'ultimo video riguardante questo Road Ambi F10 Pro, in quanto ieri è arrivato il nuovo car tablet con display da 9 pollici che vi avevo già accennato. Quindi il prossimo video sarà sicuramente l'installazione e la prova di quel nuovo car tablet. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie di cuore, un bacione, alla prossima, statemi bene. We'll be right back.